Intanto, Flavia, prima di parlare di questo libro letto attentamente da lei, il suo primo bacio. Accidenti, credo alle scuole medie, se ricordo bene. Fortunato, sì, lo ricorda ancora? Me lo ricordo bene, non è che abbia un ricordo molto positivo, però me lo ricordo bene, sì. Baciarsi, che libro ha letto? Che libro è per lei? Allora, innanzitutto parlare di bacio in questo momento credo che in tutti noi scateni dei sentimenti contrastanti, no? Un po' di ricordo, un po' di paura per il futuro, è un momento un po' complicato, però proprio per questo è un saggio che secondo me ci può essere utile. Innanzitutto per un discorso che riguarda l'educazione emotiva, il bacio fa parte della cultura, loro dicono più della cultura che di natura, anche se ha un'origine naturale, diciamo, nel comportamento dei primati. Però è interessante vedere come nel tempo si sia evoluto e come soprattutto cambi sia rispetto a chi dà i baci, chi li riceve, ma anche chi li guarda. E questa è una cosa molto interessante perché chi guarda dà un terzo punto di vista e una terza spiegazione anche di quello che sta vedendo. Quindi tutto ciò che c'è dietro all'atto del bacio, che può sembrare una cosa molto semplice, in realtà nasconde culturalmente una serie di substrati che in questo libro emergono molto bene.